Inaugurato il primo ambulatorio pediatrico per patologie, malformazioni e tumori dell'apparato gastrointestinale, realizzato con il prezioso contributo dell'Associazione Adricesta. I fondi per la realizzazione dell'ambulatorio arrivano dalla raccolta fondi del ventennale dell'associazione che da anni opera a sostegno dei bambini. L'ambito della collaborazione è sia nell'ambito clinico ma anche nell'ambito diagnostico e per questo ambulatorio, che è l'ambulatorio di ecografia pediatrica che oggi andiamo a inaugurare, svolge un ruolo fondamentale sia per l'ambito giornaliero della nostra attività quotidiana inerente al reparto, ma anche come punto di collaborazione multidisciplinare con tutti i reparti pediatrici, in primis l'oncoematologia pediatrica, il pronto soccorso pediatrico, tanti pazienti del pronto soccorso pediatrico che necessitano questo tipo di indagini afferiscono al nostro ambulatorio, ma anche con altri reparti di degenza, la terapia intensiva neonatale e la neonata terapia intensiva pediatrica. Quindi è sicuramente un ambulatorio che per noi rappresenta una chiave di volta per gestire anche con metodiche innovative, non invasive come l'ecografia, soprattutto nella popolazione pediatrica, l'ambito di diagnosi clinica e di follow-up dei tanti pazienti che noi seguiamo. Presente all'incontro anche l'attore Alessandro Preziosi, testimonial ufficiale di Adricesta Onlus. Per noi questo non è un obiettivo, perché la realizzazione di un ambulatorio, ma già pensiamo a quelli che dovremmo realizzare, sempre qui nello stesso reparto. Però sono felice di mostrare come sempre l'utilizzo e la trasparenza sull'utilizzo dei fondi a tutti i donatori, a tutti i nostri sponsor, a tutti i nostri benefattori. Anche coloro che ci regalano 5 euro devono comunque sapere come questi soldi vengono spesi, queste donazioni vengono spese. Per cui è un orgoglio grandissimo avere un gruppo di volontari così eccezionale, perché ho dei volontari eccezionali. Noi abbiamo qui volontari che vengono addirittura dalla Toscana, ieri sono messi in viaggio dalla Lombardia, ed è una gioia grande coinvolgere tante persone in azioni di solidarietà.